Sono state tracciate le coordinate da cui dovrebbe ripartire la Calabria. Fate qualcosa per questa terra prima che muoia? Sì, vorrei che la gente si impegnasse di più nel sociale, che la gente entrasse più nella vita di ogni comunità e non stare chiusa ad avere paura, a pensare che nulla cambi, a pensare che non ce la faremo. Tutti assieme ce la possiamo fare. Ci sono i presupposti, ci sono gli elementi per farcela, perché siamo attrezzati, abbiamo una procura distrettuale forte, abbiamo i vertici delle forze dell'ordine del distretto di Catanzaro che sono tra i migliori d'Italia, siamo un gruppo forte, coeso, è il momento per prendere posizione. Lei ha detto anche questa sera che la ricreazione dovrebbe essere finita. Cosa dobbiamo leggere dietro queste sue parole? No, intanto cosa dobbiamo dire è che noi qui in questa provincia abbiamo fatto cose importanti. Io proprio considerando la delicatezza e la forte pervasività dell''Ndrangheta in questa provincia ho destinato tre sostituti procuratori di primissimo piano. C'è un questore che conosco da più di 10 anni, col quale ho girato mezzo mondo. C'è un colonnello dei carabinieri con i suoi uomini, il nuovo colonnello della Guardia di Finanza che è uno dei più bravi, arditi che ci sono in Italia. Quindi ora mai più, cioè è il momento di fare, e noi i risultati importanti li abbiamo fatti in questi ultimi 2 anni in provincia di Vibo. Mi pare che abbiamo dato delle risposte importanti, sicuramente ne faremo altre, però è ora che la cosiddetta società civile prenda posizione. Al di là delle indagini e di quello che sta accadendo, che cosa pensa lei del caso Riace? Non penso, io non commetto mai, non commento mai le indagini, non commento mai soprattutto il lavoro degli altri, quindi non posso dire nulla. Tra poco verrà pubblicato il suo 15° libro, il 30 ottobre. Ci può dare qualche anticipazione? Ma non è un saggio, ma è un libro di storia che ripercorre, che parte dal 1860 ad oggi, per la collana Scie e non quindi per la collana Strade Blu, e quindi è un libro di una collana prestigiosissima fondata da Giovanni Spadolini. Per noi, per me e per Antonio Nicasio è un orgoglio poter scrivere almeno un libro per questa collana prestigiosissima. Speriamo vi piaccia, ci sono tantissime novità sul piano storico e anche delle ridiscussioni di certe certezze che si avevano fino a pochissimo tempo fa.